problema. Questa è la sequenza, la seconda volta che vengo in questo cliente, è la seconda volta che c'è un problema e non riuscite a risolverlo. Quindi la domanda che mi faccio è, ok, capito, non avete avuto la formazione? No, no, ma io gestisco, io gestisco dei punti vendita, quindi capisco bene sono le problematiche. Perfetto, chiamo il tuo capo. Ma lui mi ha detto di risolvermela io, ma io non posso. No, ma sarebbe chiamarlo, lui ti spiega come fai e risolviamo il capito problema. Ma io non voglio far pasticci, ci rimetto io, capisci cosa ti voglio dire? Chiamarlo uguale. Ascolta, se mi passano alle 8, se no non so cosa dire. Alle 8, ma io non è che io non posso, che mettiti nei miei panni. Cioè, ma perché alle 8, chi c'è? C'è la tua signora che magari è più esperta. Io mettiti nei miei panni, io non so cosa fare. Non posso, finché non chiudo il conto non posso pagare. Me lo annulli a me, perché devo tenere io. Annullo, certo. Non lo faccio, non è capace di annullare. Capito, ma vi lasciano la mano. Ho capito, oh, però no, no, perdono, ascolta. Non ti ascolto, adesso sono in crisi, non so come chiudere la casa adesso. Sì, sarei in grado io a chiudere la casa. Se vuoi chiudere, ma io non posso. Ma se vuoi posso fare, vengo di là. No, tranquillo, no. E modifico anche il prezzo, modifico. Adesso faccio un'altra cosa. Funzioni cassa. Voi lavorate qui senza avere la formazione per poter lavorare, mi sembra una cosa assurda. Vabbè, comunque non so cosa dire, posso fare niente. Non si può fare niente, ma cioè, perdonami, io ti dico, non so cioè, se ascolta, sia... Ascolta, mi stai mettendo in difficoltà, no, no, per favore, se vuoi passare più tardi... Io non posso passare più tardi, ho capito, ma mi stai facendo piangere, scusa, mi sto male. No, perché mi stai umiliando, ti ho chiesto per favore, abbi pazienza con me. No, mi stai umiliando. Io voglio scusami, comprare un prodotto, signore, e tu mi mandi via per me. Io non l'ho mandato a mio, ho detto che avevo fatto il gioco. No, ma tu mi hai detto, non posso darteli. Diverso. Certo, non mi passa il prodotto, devo andare nei casi miei. Non so se sia più semplice, tu chiami il tuo capo e gli chiedi come risolvere il problema, io che scrivo posso, direttamente. Oh, io direttamente che scrivo a Piper e mi chiamo probabilmente se. Come ti vuoi? No, no, ma io non chiamo, io scrivo diverso. Prego. Bravo, d'accordo.